Comunità Europea Europeo Design. Questo è l'acronimo di SID, alla quale oggi si aggiunge anche la X, perché arriva il modello crossover, ovvero una via di mezzo tra quello che può essere la Kia Sportage e una normale SID. Eccola qui, una linea di coda molto discendente, ricorda molto le coupé, ma è più rialzata rispetto alla SID, che sostanzialmente è una rivale della Golf, per intenderci, quindi 4 cm in più di altezza da terra, un look fuoristradistico che piace molto alla gente, con appunto questi codolini passaruota che girano tutto attorno alla vettura, ma un look SUV che viene abbinato a quello del coupé, quindi è una via di mezzo tra una segmento C, una Golf, un SUV, una coupé, insomma un crossover che mette insieme vari mondi dell'automobile, vari mondi che vengono molto apprezzati da sempre dal pubblico, appunto quello delle Sport Utility Vehicle, ma in particolar modo quello della sportività delle coupé, perché la tendenza di questi anni è che non si vuole realmente il fuoristrada, ma si vuole una vettura che abbia il profumo del fuoristrada, però con la spaziosità della station wagon. In questo caso abbiamo il profumo del fuoristrada, ma anche della coupé, nel contesto di una macchina che è nel pieno del segmento C. 4,40 m, 2,65 m di passo, la piattaforma è identica a quella del normale SID, la vettura viene realizzata nel mercato europeo con caratteristiche per il mercato europeo, anche se ci sono alcuni elementi che fanno capire come in Kia abbiano lavorato sodo per creare delle comunanze con tutte le altre vetture vendute all'interno del mondo, quindi grandi economie di scala che permettono di contenere ovviamente i costi, ma anche permettono di sviluppare tecnologie che possono accontentare i clienti di tutto il mondo. Fari full LED con la linea luminosa, con la firma luminosa nella parte alta, gruppo ottico full LED, dettagli nero lucido qui nella zona laterale che vengono ripresi anche nella mascherina, anzi nella griglia qui sotto, che ovviamente ha un design tridimensionale all'interno del quale si sviluppa anche il radar di distanza. Stesso design anche per la calandra che troviamo nella parte alta, in questo caso il Tiger Nose è l'ennesima evoluzione di una linea impostata da Peter Schreier e che ha dato, diciamo, un nuovo volto a quello che è il mondo di Kia. Peter Schreier è stato veramente una grande matita per quanto riguarda l'evoluzione del design Kia in questi anni, è un design che ovviamente è piaciuto, lo dimostrano le vendite al pubblico di tutto il mondo, e questo ha permesso ovviamente alla Kia di crescere. Accesso keyless lo si vede dalla presenza del tasto, che è ancora un tasto fisico, non è un tasto touch come può essere quello di altre vetture. Materiali che sono morbidi abbastanza nella parte alta, morbidi nella zona centrale, c'è questa finitura che sembra di alluminio spazzolato ma in realtà è di plastica. Poi ritroviamo il piano black che abbiamo trovato anche nel paraurti, nella maniglia e nella parte alta, a circondare sia la maniglia di apertura della porta ma anche i tasti di memoria della posizione del sedile. Più croccantina invece la parte sotto, i sedili, e questi sono gli elementi che vi dicevo che ricordano un po' la capacità di Kia di essere presente in tutto il mondo, vantano la pelle traforata. E direte voi, beh, cosa vuol dire questa cosa? In realtà vuol dire molto, perché i sedili sono ventilati e questa è una bella chicca per questo segmento, sono riscaldati, ma è presente anche un elemento che da noi, un po' chi se ne frega, ma il volante può essere riscaldato. Questo è molto importante soprattutto per i mercati americani, canadesi o comunque dove fa molto freddo. C'è la possibilità di riscaldare, magari di caricare in wireless il vostro cellulare. Ci sono due porte USB, di cui una fast charge e l'altra tradizionale, più la presa 12 volt. C'è il parcheggio automatico e poi ci sono tanti elementi che ci dimostrano come questa vettura abbia dei sistemi di aiuto alla guida di livello 2, come il cruise control adattivo, ma anche la possibilità di attivare o disattivare il controllo dell'lane assist, quindi il controllo della vettura, la capacità della vettura di rimanere all'interno della carreggiata. Schermo da 10,25 pollici, non posso avviarlo, ma all'interno c'è Apple CarPlay, c'è Android Auto, come vedete il display è montato a sbalzo, mentre qui davanti abbiamo una strumentazione da 12,3 pollici, anche questa non riesco ad accenderla, purtroppo non ci sono le chiavi all'interno del eccolo qui, King on Detected, non ci sono le chiavi all'interno della vettura, ma di fatto, oltre ad esserci un gran caldo, c'è anche tanta tecnologia all'interno di questo prodotto. La porta, come vedete, si apre direi quasi a 90 gradi. Una caratteristica interessante è il fatto che c'è anche dietro la possibilità di andare a riscaldare i sedili. Anche qui troviamo una grossa vicinanza a quello che è il mondo
del pubblico americano, ma appunto ce lo portiamo dietro anche in Europa. La posizione, per chi siede dietro, direi che non è niente male, c'è un buono spazio, c'è dello spazio anche per le gambe, anche se direi che sono abbastanza a filo, ma appunto 2,65 m di passo direi che sono assolutamente comodo all'interno di questa vettura, che porta con sé anche il tetto in vetro. E poi ovviamente anche qui dietro, nonostante comunque sia alto 1,90 m, non tocco con la testa, come vedete, nonostante il padiglione discendente. Noto lo specchietto con cornice, qui non siamo per nulla Galeazzi approved, mentre per quanto riguarda la zona posteriore direi che lo siamo, perché nel segmento C inizia ad arrivare con una certa prepotenza il portellone elettroattuato, si apre e si chiude attraverso i servomotori, 426 litri di bagagliaio con frazionamento 40-20-40, permettono a questa vettura di essere direi abbastanza spaziosa, in linea con quelle che sono le esigenze di questo mercato. La faccio vedere anche qui sotto, dove troviamo lo scarico finto, purtroppo lo scarico vero, eccolo qui. Questo serve per uniformare il design a fronte di diverse motorizzazioni, che poi vi dirò, ma appunto serve anche per uniformare, diciamo, per migliorare quello che è la caratteristica di omologativa delle vetture, perché si riesce a sviluppare una linea di scarico migliore sostanzialmente a fronte di un design che porta con sé comunque un tubo di scarico cattivo, ecco, perché il look poi in queste macchine qui, e lo dimostra proprio il concept stesso della vettura, il look è fondamentale. Da un certo punto di vista il cliente pensa che chi se ne frega del fatto che lo scarico sia vero o meno. Realmente in pochissimi sanno che lo scarico della loro vettura è finto o meno, per cui è qualcosa che noi appassionati andiamo a vedere, ma realmente chi compra questo tipo di vetture, chi se ne frega, l'importante è che sia bello da un punto di vista estetico, e per cui le case vanno avanti con questa cosa senza complicarsi troppo la vita, e forse da un certo punto di vista fanno anche bene. Questa è l'altra variante dorata, vanta sempre uno stile direi assolutamente particolare per quanto riguarda la zona frontale. Questi gruppi ottici vanno ad invadere il paraurti, tendono ad avvicinarsi verso la mascherina, ma direi che sicuramente la parte posteriore è quella che vanta la maggior concentrazione di stile, mettiamola così, da parte degli uomini della Kia, con una fascia centrale che mi ricorda molto quella della Stelvio, in particolar modo questa doppia linea che va a circondare i gruppi ottici, poi va a svilupparsi a tutta larghezza, lo vedete qui, mi ricorda un po' quella della Stelvio. Devo dire che è fatta bene, però questo che di Stelvio a un certo punto di vista mi piace e dimostra come in Italia le macchine le sappiano disegnare davvero molto bene. Andiamo a vedere le motorizzazioni, perché ce ne sono diverse, alcune sono molto interessanti. Arriverà il mild hybrid, ma arriverà anche il plug-in hybrid, quindi a fine anno verranno presentate nuove varianti di motorizzazione che permetteranno a questa Exceed di essere mettiamola così, anche a misura di città come Milano, che sempre di più richiedono vetture ibride. Si parte dal 1000, tre cilindri benzina da 120 cavalli, un motorino che non è niente male, 120 cavalli, 172 Nm di coppia massima a 1500 giri, ma se volete qualcosina in più vi potete rivolgere al 1400 da 140 cavalli. Si tratta di un motore, questo, con 242 Nm di coppia massima, ma se volete ancora di più in termini di prestazioni possiamo salire 204 cavalli, 265 Nm a 1500 giri del 1600 turbo a iniezione diretta. Anche questo è un bel motorino, ma secondo me la vera differenza, soprattutto per quanto riguarda questa tipologia di mercato, la fanno i motori a gasolio. Sono due le proposte del 1600 CRD, mi sembra che si chiami la sigla di questo gruppo, vediamo, sì, CRD, si parte dal 1600, sempre ovviamente turbo diesel, da 115 cavalli con 280 Nm di coppia massima per la variante manuale, 300 Nm di coppia invece per la variante col cambio a doppia frizione e 7 marce, mentre il 1600 turbo diesel da 136 cavalli vanta 280 Nm di coppia massima nella variante manuale e 320 Nm per la variante a 7 marce DCT, quindi si tratta di un prodotto, questo motorino, che non è niente male. Da notare come dietro ci sia un sistema di sospensione dipendenti
che dovrebbe permettere a questa macchina di compensare da un lato anche 40 mm in più d'altezza attraverso il lavoro delle sospensioni più accurato, ma anche ovviamente dovrebbe permettere una buona guidabilità, appunto avendo uno schema sospensivo sicuramente interessante per quanto riguarda questa tipologia di prodotto. Vi faccio vedere le ruote: vanno da 16 a 18 pollici in base all'allestimento, 235-45 la gommatura scelta, in questo caso Continental Conti Sport Contact 5. Eccolo qui, vi rifaccio vedere il musetto, ne approfitto anche per farvela vedere chiusa, vediamo se riesco, eccola qui, magari riusciamo anche a ricomporre la linea di coda, vediamo se questo collega ci libera la macchina. Bravo, chiudila, bravissimo, ed eccola qui, andiamo a ricomporla. Vedete questa doppia linea che vi dicevo che ricorda un po' la Stelvio, e poi una linea sicuramente interessante per chi appunto è alla ricerca di una vettura un pochino più alta, che riesca a combinare le caratteristiche di una SUV, di una coupé, ma anche quella di una segmento 5, per cui 4,40 m con 2,65 m di passo ci sta nei garage, tra virgolette, semplice nei costi di gestione. Sicuramente anche i prezzi andranno a cavallo tra quello che è il mondo della SID e quello della Sportage, appunto con una proposta che direi abbastanza personale. I prezzi appunto non li so, quindi è inutile che mi chiedete quanto costerà, però appunto secondo me sarà una via di mezzo tra i due mondi che abbiamo già conosciuto. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it, e vi ringrazio per tutto il tempo che ci dedicate, sempre tantissimo, sono davvero orgoglioso che ogni giorno dedicate qualche istante a noi. Ciao!